Eugenio Pappalardo, G-Science TV, siamo al 32esimo congresso geografico italiano, siamo col professor Farinelli. Una domanda legata alle nuove tecnologie, geografiche, alla diffusione del web 2.0 e alla possibilità oggi di vedere un cambio nella produzione cartografica. I nuovi cartografi possono essere persone non esperte, non competenti, che stanno in qualche modo stanno giocando con la produzione di cartografia digitale. Ci può essere un modo di riappropriarsi della cartografia dal basso con queste nuove tecnologie e in quest'era del mondo globalizzato? Allora, io so perfettamente che molte energie vanno indirizzate in questa direzione, vale a dire nella cosiddetta cartografia partecipata. Secondo me, anche così facendo, non si coglie il livello essenziale della questione, la quale consiste nel finalmente includere la tavola nel concetto stesso di mente. La scommessa si gioca esattamente a questo livello. Finalmente è il momento di uscire fuori dalla concezione cartesiana di mente, cioè di res cogitans, che nulla abbia di materiale. Oggi esistono nel campo della psicologia e più in generale delle scienze cognitive una serie formidabile di modelli, tutti riportabili al concetto di mente estesa, che esattamente va nella direzione di cui stiamo parlando. Vale a dire, se io traccio un segno su un foglio bianco, la mente che ha prodotto quel segno consiste di che cosa? Non certo delle funzioni mentali del mio cervello, cioè non soltanto, come dicono gli specialisti, delle funzioni intracraniche. La mente è un sistema materiale che certo comprende il mio cervello e le funzioni che il mio cervello lo riesce a esplicare, ma che si estende al mio corpo, cioè al mio braccio, alla matita che ho in mano e finalmente alla superficie continua, omogenea, isotropica, cioè la tavola che consente di tracciare il segno, magari il risultato di una moltiplicazione molto complessa che non riesco a fare mentalmente, tra virgolette, nel senso cartesiano del termine, ma che così facendo la tavola, la superficie continua, omogenea, isotropica, co-produce il segno stesso. Le teorie mentali oggi si incamminano quasi tutte in questa direzione. E da questo punto di vista, se la tavola è parte costitutiva della mente, allora è chiaro che la cosiddetta cartografia partecipata è nient'altro che la scoperta o riscoperta di qualcosa che a me pare di poter sospettare, arguire, gli antichi che sapevano benissimo. Vale a dire che non è possibile ridurre le funzioni mentali a un esercizio intracranico, ma che, attenti qui, coinvolge il nostro complessivo rapporto con l'ambiente, con ciò che ci circonda. E la sfida che abbiamo davanti, ben venga la cartografia partecipata, ben venga la riflessione sulla cartografia, ma bisogna sapere, secondo me, fin dall'inizio, che l'orizzonte che ci attende è esattamente questo. Molte grazie per la risposta.